Collegamento serie parallelo, batterie litio 18650 da 12 volt 4500 mAh. Da schema possiamo vedere le tre batterie al litio 18650 collegate tra loro in serie, dove il più della seconda batteria viene collegata con il meno della prima batteria e così via per la terza batteria, il meno della seconda batteria al più della terza batteria. Come detto nei video precedenti, quando le batterie vengono collegate tra loro in serie, otteniamo dei valori sommati di tensione, e cioè in questo caso 12 volt. Mentre il valore della capacità rimane chiaramente al valore della singola batteria, cioè 1500 mAh. Se aggiungiamo più batterie, cosa succede? In questo video vi mostro come vengono collegate batterie in serie e parallelo con 9 batterie a litio per ottenere come risultato finale la tensione di 12 volt totali. Il procedimento è quello del sistema a collegamento in serie, ma combinato comunque con il parallelo. Con questo schema andiamo a vedere come vengono collegate le nuove batterie dalla parte superiore. Per dimostrazione, appongo sullo schema delle batterie le lamelle di giunzione. Ora portiamo lo stesso collegamento sulle batterie per poi essere saldate con apposito saldatore a punti. Tramite questo schema vedremo come le nuove batterie verranno collegate nella parte inferiore. Apponiamo anche qui le lamelle in modo tale che possiamo verificare il corretto collegamento. Ora le sistemiamo in modo corretto sulle batterie e successivamente saldate. Al completamento del collegamento, il valore totale sarà così ottenuto.
la tensione totale sarà di 12 volt, mentre la capacità totale sarà nel complesso di 4500 mAh. In conclusione, con l'aggiunta di più batterie e in base al tipo di collegamento, possiamo ottenere valori di tensione V e di capacità A in base alla richiesta di utilizzo.